Ciao ragazzi, sono Fabio e benvenuti in questa nuova puntata della serie in cui vado a post-produrre i vostri file RAW con Lightroom. Questa serie è nata un po' per caso sul canale in un pomeriggio in cui ero a casa completamente afono per un piccolo mal di gola passeggero. Però, vista la vostra risposta estremamente positiva a quel video, che se non avete ancora visto vi lascerò linkato qua sopra e sotto in descrizione, ho deciso di replicare. Questa volta, come potete sentire, la voce c'è, quindi non sarà un video completamente silenzioso in cui io modifico le foto con un po' di musica di sottofondo, ma cercherò di spiegarvi passo passo le cose che vado a realizzare. Le foto per questo video sono quelle che mi sono state inviate per testare Luminar 4, il programma che avete visto recensito qualche giorno fa qua sul canale. Si tratta di 13 file RAW che andremo a post-produrre insieme. Prima di iniziare con la post-produzione vera e propria di questi file, giusto due piccole note al volo. La prima è che voglio rispondere in anticipo a una domanda che altrimenti mi sarei quasi di sicuro trovato qua sotto nei commenti, e la domanda è: ma come faccio a inviarti le foto per questo tipo di video? La risposta è: seguitemi su Instagram e sul canale Telegram, che trovate linkato qua sotto in descrizione, perché di solito è lì che vado ad annunciare questo tipo di iniziative. Non mi inviate i vostri file RAW tramite mail in altri momenti perché non verrebbero considerati, anche perché altrimenti mi ritroverei la casella piena dopo poco tempo. La seconda cosa è che quello che andrò a fare su queste foto è semplicemente la mia visione, la mia esperienza, il mio stile applicato a delle foto che sono state scattate da altri. Io ovviamente non so tutto il processo mentale che aveva il fotografo nel momento in cui ha scattato una determinata fotografia. Non sto quindi dicendo che il mio tipo di post-produzione sia la migliore possibile, ma dopotutto io non sono un fotoritoccatore, oppure che il mio risultato finale sia migliore di quello che avrebbe potuto ottenere il fotografo che ha scattato la foto. Ribadisco, è solo la mia visione, il mio stile applicata a queste fotografie. Ma iniziamo subito con la prima fotografia che mi è stata inviata da Francesco, ed è un ritratto che, da quello che mi ha detto, è stato scattato a Londra un paio di anni fa. La prima cosa che sono andato a fare in questa fotografia è un piccolo ritaglio, un piccolo crop, per eliminare quella parte scura che si vedeva nella zona sinistra dell'inquadratura. Dopodiché sono andato ad applicare il mio preset base per sistemare un po' i colori e sono intervenuto velocemente sul bilanciamento del bianco e sull'esposizione per portarli al valore che preferivo. Dopodiché, con due filtri radiali, sono andato per prima cosa a schiarire l'intero volto e con il secondo a schiarire ulteriormente gli occhi, che erano un po' in ombra sotto la tesa del cappello. Sono poi intervenuto con un po' di texture e un po' di chiarezza per aumentare il microcontrasto e la nitidezza, in particolare nella zona della barba e complessivamente sul volto. Dopodiché, con un pennello, sono andato a intervenire sull'iride per dare un po' di saturazione e nitidezza e far risaltare un po' di più gli occhi del soggetto. Altro filtro radiale per andare a eliminare quella zona chiara dovuta al sole che illuminava una manica del soggetto nella parte destra dell'inquadratura. Poi col pannello HSL ho tirato via un po' di saturazione e luminosità ai rossi, che in questa foto erano abbastanza importanti, e questa è la foto finita. La seconda foto ce la manda Alice, è questa foto di paesaggio, e la prima cosa che sono andato a fare è un leggero ritaglio, nonché raddrizzare un po' l'orizzonte, che era di qualche decimo di grado fuori asse. Dopodiché ho applicato il mio preset base per sistemare i colori e con i vari cursori di esposizione e alte luci sono andato a sistemare un po' il tono generale della foto. Aumentata la chiarezza per far risaltare maggiormente la zona degli alberi, stessa cosa per quanto riguarda la texture, ho applicato un filtro graduato dall'alto verso il basso per andare a tirare fuori il meglio dal cielo che si trovava in questa foto. Quindi, come potete vedere, sto abbassando l'esposizione e poi con una maschera di luminanza, caratteristica che è stata aggiunta da poco a Lightroom, sono andato a far sì che il filtro agisse solo sulla parte del cielo e non sulle montagne.
Infine, con il pannello HSL sono andato a intervenire sui blu e sugli acqua per sistemare un po' il colore del cielo e farlo tendere leggermente più verso l'azzurro anziché il blu profondo. Infine, ultimo tocco, un filtro radiale nella parte destra dell'immagine per aumentare leggermente l'esposizione in quella parte della fotografia che era molto più scura rispetto a tutto il resto della zona delle montagne. E questo è il risultato con un prima e un dopo. La prossima foto ce la manda Max in arte Dracchetto e al primo sguardo secondo me questa foto è già praticamente a posto, non c'è moltissimo su cui intervenire. La prima cosa che sono andato a fare come in tutte le altre è sistemare leggermente il ritaglio e raddrizzare un pochino la fotografia. Ho poi applicato il mio preset base che già così fa risaltare molto bene i colori e ho aumentato poi la chiarezza per rendere ancora più evidente il pelo di questo costume. Col pannello HSL sono andato a giocare un pochino con i colori per eliminare un po' di eccessiva saturazione nei verdi delle foglie alle spalle del soggetto e portarle anche leggermente verso l'arancione giallo in modo che risaltassero ancora di più con il colore blu azzurro del costume. Infine, con un filtro radiale sono andato a creare una sorta di vignettatura molto molto morbida per far concentrare ulteriormente lo sguardo sul soggetto e questa è la foto finita. La prossima foto ce la manda Luca e anche qui secondo me non c'è tantissimo da fare dato che a livello di colori e composizione mi piace già tanto così. Ho fatto semplicemente un leggero ritaglio per raddrizzare un filino l'orizzonte ma nulla di che. Sono poi andato ad applicare come negli altri casi uno dei miei preset per l'importazione, in questo caso un preset che andasse a spingere leggermente di più sui toni gialli caldi e poi con il bilanciamento del bianco ho tirato giù un pochino la temperatura perché altrimenti sarebbe stata troppo calda come fotografia. Dopodiché, come negli altri casi, sono intervenuto sulla chiarezza e sul cursore texture, come al solito senza esagerare per aumentare un po' nitidezza e micro contrasto complessivi della fotografia. Riguardandola ho valutato che fosse il caso di andare a fare un leggero ritaglio per posizionare meglio quella sorta di arco un po' più sulla linea dei terzi, non che la regola dei terzi debba essere presa come oro colato, però mi piaceva posizionarlo un po' su uno dei punti di forza per dargli ancora più importanza e anche qui sono intervenuto con il pannello HSL per virare leggermente verso l'azzurro il colore del cielo e dargli ancora più contrasto con il colore della restante parte della scena. E questo è il prima e il dopo. La foto successiva è di Emanuele. Qua la prima cosa che sono andato a fare è cambiare la prospettiva di questa foto da orizzontale a verticale perché mi piaceva molto di più l'idea di andare a concentrare lo sguardo dello spettatore sul vicolo e soprattutto sulla ragazza che si sta sporgendo da quella sorta di parapetto per guardare quello che succede nella strada sottostante. Ho poi applicato un mio preset base che è andato a correggere un po' i colori e a dare un po' di calore in più alla fotografia e qua con quei bei lampioni gialli secondo me ci sta molto molto bene. Dopodiché con un filtro graduato sono andato a intervenire un po' sul cielo per trovare il giusto compromesso per far risaltare un pochino il colore azzurro senza ovviamente esagerare, non farlo diventare eccessivamente fine e troppo saturo, non in linea con quella che era la scena. Anche qui per ottenere la massima naturalezza possibile sono intervenuto con una maschera di luminanza per far sì che il filtro graduato si andasse ad applicare solo ed esclusivamente nella zona del cielo e non sulle case. Questa foto è stata scattata a 3200 ISO su una Fuji XT30 e quindi sono andato a intervenire con un pochino di riduzione rumore per tirare via un po' di grana. Non mi sono spinto molto in là con la riduzione rumore per non piallare completamente i dettagli della fotografia e soprattutto sono poi andato a intervenire con la maschera sull'applicazione della nitidezza alla fotografia
per far sì che la nitidezza non andasse a intervenire sulla grana digitale. Tenendo premuto Alt e spostando il cursore della maschera, sono andato a cercare il giusto punto di compromesso in cui la nitidezza fosse applicata a praticamente tutti gli elementi importanti della fotografia, ma non al rumore digitale. E questo è il prima e il dopo. Prossima foto arriva da Roberto ed è questo ritratto che mi piace veramente tanto, molto interessante. Prima cosa, sono andato ad applicare un mio preset e ho abbassato la temperatura a colore per riportarla esattamente dove la desideravo. Poi con un leggero crop sono andato a raddrizzare l'immagine in modo che fosse perfettamente dritta e gli occhi della ragazza fossero allo stesso livello. Dopodiché, come si può vedere, in questa immagine abbiamo un paio di temperature e colore differenti dovute al fatto che una parte del volto della ragazza era illuminata molto probabilmente dal sole, mentre la restante parte era più in ombra, quindi con una temperatura colore più fredda. Ho quindi preso un filtro radiale con cui sono andato a scaldare solo una parte del volto della ragazza per andare a equilibrare le due temperature in modo che fossero sostanzialmente uguali. A questo punto, con un altro filtro radiale, sono andato a illuminare maggiormente il volto per farlo staccare ancora di più dallo sfondo, e in questo caso non ho toccato la chiarezza ma solo un pochino la texture per far emergere appunto la trama della pelle. Dopodiché con il solito pennello sono andato a intervenire sull'iride, sugli occhi della ragazza, per dare un po' di luminosità e nitidezza, ma ovviamente il pennello applicato in questo modo era troppo forte. Quindi su Lightroom, non so se conoscete già questo trucchetto, tenendo premuto il pulsante Control e muovendo il mouse a destra o a sinistra, in automatico vanno a cambiare tutti i settaggi per aumentare o diminuire l'effetto del pennello che è stato applicato, e così ho fatto fino a trovare il giusto compromesso. Stessa cosa ho fatto con un secondo pennello per andare a intervenire sul bianco degli occhi. A questo punto, dato che volevo rimanere principalmente su Lightroom senza passare da Photoshop, ho applicato un pennello che va a ridurre un pochino la trama della pelle, va a lisciare la pelle. Chiaramente fatto su Photoshop è molto meglio, ma per un ritocco al volo su Lightroom anche questo devo dire che è molto efficace. Sistemata la trama della pelle, sono poi andato a intervenire con lo strumento Timbro Clone per eliminare alcune piccole imperfezioni dal volto della ragazza, che in realtà erano veramente poche, e quindi ho potuto farlo agevolmente in Lightroom senza passare da Photoshop. Mi sono poi spostato nel pannello HSL per andare a intervenire un po' sul canale rosso e correggere leggermente la tinta, la saturazione e la luminosità delle labbra con questo rossetto molto importante, che non volevo però che risultasse troppo esagerato. A questo punto, riguardando la fotografia nel suo insieme, mi sono reso conto che la zona degli occhi come temperatura colore era ancora leggermente più fredda rispetto al resto del volto, e quindi ho applicato un paio di filtri radiali con cui sono andato ad aumentarne leggermente la temperatura. Infine, sempre con dei filtri radiali, sono andato a intervenire con una sorta di dodge and burn molto molto elementare per scurire la zona al di sotto della mascella e schiarire quella sugli zigomi, in modo da far risaltare ancora di più i lineamenti del volto. E questo è il prima e questo è il dopo. La prossima foto ce la manda Giuseppe e devo dire che guardandola anche qui non ci sono tantissime cose da fare a livello di aggiustamenti, perché l'esposizione è già molto buona, ma personalmente questa foto la vedo molto bene in bianco e nero, e quindi sono andato ad applicare uno dei miei preset per il bianco e nero. Anche qui poi con un filtro graduato sono andato a scurire leggermente il cielo e con la solita maschera sulla luminosità sono andato a far sì che agisse solo sulla parte del cielo. Come vedete, poca roba, perché comunque l'esposizione era già molto buona di partenza. A questo punto ho aumentato un pochino la chiarezza per dare un po' di spinta e micro contrasto in più a questa fotografia, e sono andato a sistemare ulteriormente alte luci, ombre, bianchi e neri per riportare la foto esattamente al punto in cui la volevo.
Fatto questo, mi sono spostato nel pannello HSL per il bianco nero, in cui agendo sui vari canali colore della foto originariamente a colore si possono andare a variare le luminosità di varie parti della scena, e anche qui sono andato a fare alcune prove fino a trovare il giusto compromesso, il miglior compromesso possibile per l'idea di bianco e nero che avevo in mente per questo scatto. E quindi questo è il prima e questo il dopo. La prossima foto ce la manda Angelo, e anche qui la prima cosa che sono andato a fare è un leggero ritaglio dell'immagine per andare a far concentrare maggiormente lo sguardo dello spettatore sugli occhi, in questo caso del soggetto che tiene in mano quella che è una luna, un modellino della luna. Di base questo modellino della luna lo vedevo leggermente sovraesposto, quindi sono andato a intervenire con un filtro radiale per abbassare un po' l'esposizione soltanto in quella zona e recuperarne un po' il dettaglio, e il risultato secondo me è molto buono. Nel frattempo ho poi applicato il mio solito preset di importazione per colorare un po' la foto e sono andato a regolare in maniera un pochino più fine alte luci e ombre bianchi e neri. A questo punto, con un filtro radiale posizionato sugli occhi del soggetto, sono andato ad aumentarne leggermente l'esposizione. Dopodiché l'immagine mi sembrava un pochino troppo calda, quindi ho abbassato un po' la temperatura colore. Con il solito pennello sono intervenuto sull'iride degli occhi del ragazzo, penso sia un autoritratto di Angelo, quindi li ho fatti risaltare ancora di più, e come potete vedere siamo già molto vicini al risultato finale. Ulteriori due filtri radiali per schiarire ancora di più la zona degli occhi, che mi sembrava un filino in ombra rispetto a quello che avevo in mente. E questo è il prima e questo è il dopo. La prossima foto me la manda Matteo ed è il ritratto di questa ragazza con la mano dipinta di vernice blu e l'impronta della mano è presente sul volto. In questo caso ho subito applicato il mio preset a colori e sono poi andato a intervenire sull'esposizione della foto per andare un po' a scurirla leggermente, dato che mi sembrava un pochino sovraesposta. A quel punto, con il solito filtro radiale, sono andato a ridare un po' di luce sul volto della modella. Devo dire che di base in questa fotografia non mi piaceva tantissimo il lenzuolo spiegazzato sullo sfondo, quindi ho cercato di concentrare tramite la luce la maggior parte dell'attenzione sul volto, andando a scurire il resto della scena. Dopodiché, con il timbro clone, ho eliminato qualche piccolissima imperfezione sul volto, che in realtà, guardando l'immagine nel suo insieme, si notava appena, e anche qui solito pennello con cui ho dato un pochino di spinta in più all'iride nell'occhio della ragazza. A questo punto, dopo aver aggiunto una leggerissima vignettatura per enfatizzare il discorso detto prima, mi sono spostato nel pannello HSL per andare a intervenire sul colore della vernice sulla mano e sul volto della ragazza, ragionando un po' su tinta, saturazione e luminosità per trovare il giusto compromesso che mi sembrava più giusto per questa fotografia. Dopo aver applicato un ulteriore filtro graduato da sinistra verso destra per scurire quel lato della fotografia e far sì che il lato destro, quello in teoria più illuminato, risaltasse ancora di più, questo è il prima e questo è il dopo. La prossima fotografia ce la manda William ed è questo paesaggio immerso in una foschia abbastanza pronunciata. La prima cosa che sono andato a fare è raddrizzare leggermente l'orizzonte, che mi sembrava un pochino storto, poca roba, parliamo di meno di un paio di gradi. A questo punto ho applicato uno dei miei preset per sistemare i colori, o perlomeno portarli più vicini a quello che è il mio stile, e dopo aver regolato un po' la temperatura colore della foto sono andato a fare qualche prova con il filtro Dehaze, che è quello che va a rimuovere la foschia. Ovviamente al massimo dell'effetto è veramente esagerato, ma con un valore intermedio secondo me riesce a restituire un po' di contrasto a questa fotografia che si era perso a causa della foschia presente nella scena. Riguardando la foto mi sono reso conto che il taglio originale non è che mi convincesse più di tanto, in particolare per la presenza di quell'albero nella parte in basso a sinistra dell'inquadratura. Sono quindi andato ad effettuare un ritaglio per restringere maggiormente l'attenzione dello spettatore sulla parte centrale della scena, tagliando fuori tutta la parte a sinistra.
con il solito filtro graduato, ho cercato di recuperare un pochino il cielo, anche se in questo scatto, ovviamente non per colpa di William, non è che ci fosse granché da recuperare, purtroppo con la foschia molto del dettaglio si era perso. Comunque sono andato a intervenire un po' sulla saturazione, sulla luminosità, per magari cercare di tirare fuori qualcosina in più. A questo punto, con il solito pannello HSL, sono andato a intervenire sul canale dei blu per portare il colore del cielo e soprattutto dell'acqua un pochino di più verso l'azzurro, e anche sono andato a intervenire sul colore della vegetazione perché il punto di tinta originale non mi piaceva più di tanto. Sistemate queste due cose e fatta qualche ulteriore prova con la curva di contrasto per arrivare a un valore che mi convincesse, ho aumentato a mano il contrasto nella fotografia, e quindi questo alla fine è il primo e il dopo. La prossima foto ce la manda Samuele ed è quella su cui ho lavorato un pochino di più tra tutte quelle che mi sono state inviate. Come potete vedere, in questa fotografia ci sono un paio di problemi, o meglio opportunità in questo caso di sviluppo. La scena al di fuori del finestrino di questa macchina è completamente bruciato, mentre l'esposizione sulla ragazza è leggermente in ombra. Quindi l'obiettivo che mi sono dato con questa foto è stato, da un lato, andare a recuperare l'esposizione nella parte al di fuori del finestrino, perché così completamente bruciata mi piaceva veramente poco, e in contemporanea andare a far risaltare maggiormente il volto della ragazza, che è il soggetto della fotografia. Quindi per prima cosa sono andato a intervenire, dopo aver applicato il mio solito preset di importazione che ha sistemato un po' i colori, intanto sulla temperatura per trovare il punto giusto e poi sull'esposizione per recuperare il più possibile dalla parte di scena al di fuori del finestrino. A questo punto, come potete vedere, il soggetto è chiaramente sottoesposto, ma possiamo intervenire con un filtro radiale, e in particolare ne ho applicati diversi in questa fotografia. Il primo ovviamente sul volto per ridare maggiore luminosità in quella zona, un filtro molto grande, molto morbido, in modo che andasse a sfumare gradatamente dalla parte più illuminata a quella più in ombra, e che ho replicato anche nella parte inferiore, anche se con un valore di esposizione leggermente inferiore, nella parte del braccio appoggiato al bracciolo del sedile. A questo punto, riguardando l'immagine nel suo insieme, mi sono reso conto che la mano della ragazza appoggiata sul volante era leggermente troppo scura, così come l'avambraccio rispetto al resto dell'immagine, e quindi con un filtro radiale sono andato anche qui a schiarire leggermente, aumentare l'esposizione e anche la temperatura colore per farla combaciare con il resto della scena. A questo punto, con un crop sono andato a ritagliare un pochino la foto, non tanto, ma giusto per far concentrare ancora di più l'attenzione sul volto e renderlo ancora più protagonista di questa fotografia. Dopo il solito pennello applicato all'iride per sistemare saturazione e nitidezza dell'occhio del soggetto, a questo punto ho passato l'immagine su Photoshop per andare a eliminare tutte quelle piccole imperfezioni sul volto della ragazza. L'avrei potuto fare con Lightroom, ma in questo caso, per quanto grazie al trucco si notassero poco, erano comunque tante, e sappiamo benissimo che Lightroom, quando si vanno ad aggiungere tanti punti di correzione con il timbro clone, rallenta pesantemente. Quindi questo è un lavoro da fare su Photoshop, e quindi sono passato lì per fare questo tipo di operazione. In questo caso non ho fatto nulla di così estremo, ho semplicemente creato un nuovo livello e poi con il pennello correttivo sono andato molto velocemente con la tavoletta grafica a eliminare e a correggere tutti i piccoli difetti che vedevo sul volto. Tutto qui, non ho fatto altro con Photoshop, e a quel punto sono ritornato su Lightroom per gli ultimi ritocchi. La foto ormai è quasi ultimata. L'ultima cosa che ho voluto fare è, tramite un filtro radiale, come abbiamo visto anche in un'altra immagine, fare una sorta di dodge and burn al volo. Quindi sono andato a scurire leggermente la parte della guancia destra della ragazza, e quindi questo è il prima e questo è il dopo.
La prossima foto arriva da Maurizio e la vedete già in bianco e nero perché è stata scattata con una Leica M Monochrome, la fotocamera di Leica che scatta solo ed esclusivamente in bianco e nero. In questa fotografia, guardandola nel suo insieme, ci sono alcune cose che non mi convincono a fondo, in particolare quella parte illuminata a destra del fotogramma con quelle sorte di statuine ai piedi del tavolo e anche quel tavolino bianco dell'IKEA è identico a quello che ho anche io a casa, su cui ho appoggiato in questo momento il mio computer nella parte sinistra. Quindi, per far concentrare maggiormente l'attenzione sul soggetto della fotografia, in questo caso la ragazza che sta leggendo barra studiando sul computer, sono andato ad applicare un crop, un ritaglio della fotografia, trasformandola da orizzontale in verticale ed eliminando del tutto gli elementi di distrazione. A questo punto ho poi applicato uno dei miei preset per il bianco e nero, che è andato a sistemare più in linea con il mio stile il contrasto, le luci, le ombre di questa fotografia, e con un filtro radiale ho notato che c'era ancora qualche elemento di distrazione nella parte sotto la sedia che sono andato, anziché a clonare via, semplicemente a scurire per renderlo meno evidente. E a questo punto, dopo qualche altra piccola regolazione di ombre e luci, questo è il risultato finale con il prima e il dopo. Infine, l'ultima fotografia di oggi ce la manda Matteo ed è questa ragazza appoggiata a una parete. Come potete vedere, dopo aver ingrandito la foto al 100%, probabilmente a causa del tipo di lampada che è stata utilizzata per illuminare lo scatto, sono presenti diversi aloni colorati sia sul muro sia sul volto della ragazza. E questo tipo di aloni di dominanti è molto difficile da eliminare in post-produzione, quindi per tagliare la testa al toro ho preferito adottare direttamente un bianco e nero fin da subito, e che comunque una volta applicato mi ha subito convinto, perché secondo me si sposa molto bene con il mood, con il tema di questa fotografia. A questo punto sono poi andato a intervenire sull'esposizione complessiva e con il solito filtro radiale per far concentrare sempre di più l'attenzione dello spettatore sul volto del soggetto. Poi con il pennello, per andare ad ammorbidire un po' la pelle, sono andato a passarlo sul volto e mi sono aiutato con il pulsante O, con il tasto O che su Lightroom fa vedere in rosso la maschera che stiamo applicando. E a questo punto, una volta rifinito il tutto, sono passato a fare qualche piccolissima rimozione dei difetti al volo con il timbro clone. Per questa fotografia, secondo me, non c'era nient'altro da fare, e quindi questo è il prima e questo è il dopo. Ok ragazzi, con questo è tutto per il video di oggi, che spero vi sia stato utile o perlomeno sia stato interessante per scoprire qual è il processo mentale che sta dietro al mio modo di approcciare la post-produzione di una fotografia. Se questo video vi è piaciuto, lasciatemi un bel mi piace e condividetelo con tutte le persone che potrebbero essere interessate. Fatemi sapere che cosa ne pensate in un commento qua sotto, magari scrivetemi anche se vi piacerebbe vedere delle ulteriori puntate di questa serie in cui vado a post-produrre le vostre fotografie in RAW con Lightroom. Detto questo, iscrivetevi al canale e attivate la campanella se ancora non l'avete fatto, per non perdervi neanche un nuovo video, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!